loro qua non fanno un cazzo. Grazie Tony. Omi alla fine comunque cadiamo tutti nella stessa trappola e c'è poco da fare. Omi sorteggia i motivi dell'ennesima IRL scarmata. Mm-hmm. Grazie Dorian. Forte questo. Molto forte, molto forte. Molto, grazie, molto Gera. Bello, molto, molto bello. L'ho vista anch'io questa foto. Era tutti che si concentravano sul scarpe di Jeff Bezos. Tra l'altro mi hanno scelto perché un miliardario che, milionario, che doveva andare in volo, che aveva pagato il volo 24 milioni di dollari, per lavoro ha dovuto rinviare. Aveva comprato il biglietto, per cui chissà, pensate questo per lavoro quanto guadagna, perché aveva chiuso un affare da 100 milioni di euro. Lo farei anch'io, farei anch'io. Grazie Davo, lo farei anch'io, eh. Avevo un impegno di lavoro come ho io per le IRL, però lui ha dovuto scammare il viaggio. Ho un impegno di lavoro, poi devo scammare il viaggio spaziale. L'evento dell'anno dei parte di Dorian Dark, i Twitch Rivals di Just Reaction, 31 luglio dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Maratona 12 ore, montepremi, 1 milione di bit, vietato skippare, vietato mettere in pausa, vietato lasciare la postazione. Letteralmente tutte cose che io faccio, per cui è molto difficile fare questi Rivals. Non credo di fare... Ah, è andato il figlio. Figo. Come fatto dai nostri colleghi di Dario, io, Amira, Rocco, Jack e Traffic stiamo organizzando un beach volley. Se ci va, scegliamo una data. State da tutte le altre parti d'Italia, non so, soprattutto Amir che sta in Marocco o in Nord Africa, per cui sarà molto probabilmente difficile. Rocco sta in Svizzera, cioè ragazzi, i poli opposti? Cosa no, non è in Marocco, non stavo scherzando, grazie, non so di dove sia Mir, grazie Flictoni. Cioè Rise sta giù, Flips non lo so, ma mi sembra del Lazio, uno sta là, l'altro sta in Svizzera, l'altro sta nella punta sud dell'Italia, l'altro non so dov'è, l'altra sta in Corea, non è moderatrice. Ah, da Dario Moonride, non da Dario Moccia. Ah, vedo che Dario Moonride ha due ragazze sentendo in una relazione. Dovremmo batterlo. Noi abbiamo solo una quota rosa. Ciao a tutti, sono grazie. Giorgio, il detective, grazie, e ora vi farò vedere Ciao. Delle cose che in pochi hanno... Di me? 19 mesi fa mi hai detto che sarei diventato qualcuno ed ora sono diventato il passaporto di Progetto Happiness. Te se vuole bene, grazie. Visto. Grazie, Smokers. Ma secondo voi che cos'è? Do l'onore a voi di capire che cosa era. Un fantasma, lo spirito di Maradona, il pipo di Hank. Cuori viola in chat. Anche la videocamera faceva questi effetti, anche... ce ne sono stati di grandi effetti strani in casa mia, eh? Prima 21, grazie Payne. Tra l'altro hanno fatto una petizione che Chiellini deve stare sul FIFA, il prossimo FIFA 22. Dove era così? Ma se arrivavano gli altri non si vede niente. Ma poi grazie, così è strano, Pippo. Non sono abituato a guardare di là. Grazie Leon. Però devo guardare. Ah, io non ho visto niente. Grazie mille. No. Grazie a te. Non vi consiglio di bere così. Piccolo consiglio, non bevete così, neanche l'acqua, perché vi va tutta nei polmoni. Non bevete mai facendo questa gag. Oh, è il chiosco, grazie a che è spizz. Sfortunata, grazie comunque Succhetto Italiano. Sfortunatamente credo che sia un'idea che probabilmente cestineremo per via dei prezzi
molto elevati, mo super elevati. E per le mafie, credo che non so se riuscite a farla, anche perché dovremmo Grazie prendere. mille. Vabbè, ne Ora parlerò mi poi con invita Simone. Grazie, Daniele Curio. Scatici. Esqueleto esplosivo. Tra l'altro, non so quanto sia difficile creare una slot. Il mio amico Fiore, che saluto, già il giorno Grazie dopo hanno piccolo. iniziato a dirgli le No. persone: ma a caso, grazie alla Rata Livornese, a caso Fiore stai sciotto, per cui se incontrate Fiore non diteglielo che si arrabbia, per favore, non fatemi arrabbiare Fiore. Non fatemi arrabbiare Fiore, per favore, eh. Non vedo differenze. A questo chi è? Fedez? Vabbè, ragazzi, scusatemi. Ad avercela una cosa così, eh. Cioè, guardate che vista qua. Con la piscina che dà sulla vista del mare. Grazie piccola. Bella Grazie, Leuvia. E io uomo, mi sono volo anch'io su divertito, un chiosco a ragazzi. Jesolo come te, Simo. Tra l'altro abbiamo trovato un cinghiale che mangiava. C'è sempre una specie di presagio quando andiamo. C'è sempre un corvo morto quando andiamo in quella villa lì. Il mio amico albanese Sergio, l'altra volta che ci eravamo andati, l'ha seppellito perché in quanto albanese è molto superstizioso. Questa volta non l'ha seppellito il mio amico Grazie piccola. Sergio, grazie ai Shalton. Per cui la Ciao, prima che si fa sera. stasera? Ora te lo dico. La prima sera siamo usciti, poi sono rientrati loro perché io e Tiz non siamo rientrati. Loro sono rientrati in casa e c'era l'acqua che usciva dalle prese elettriche. Per cui poi non abbiamo più avuto acqua calda, eccetto in un bagno, ma c'era tutta l'acqua che usciva dalle prese elettriche. Non sappiamo come non Grazie sia morto piccola. nessuno, visto che E l'acqua usciva finalmente dalle sono in nove? prese. Grazie pure. Loro camminavano nell'acqua e hanno dovuto pulire tutto. Non so com'è Grazie piccola. possibile. E poi dopo c'è stata l'invasione qua sotto, è un po' più basso di quello che sembra, e c'era il corvo. Praticamente Lori entra con la macchina veloce e fa: c'è un cinghiale, ditemelo se lo vedete. Noi facciamo: no, no, non vediamo nulla, perché guardavamo qua in fondo alla valle. Non vediamo nulla, non vediamo nulla. Io faccio a Tiz: Tiz, vai un po' a vedere un attimo se è sotto. Tiz va a vedere sotto e sentiamo tutti. Grazie piccola. Grazie, Lollo. E E sono tre? praticamente era molto 63? più vicino del previsto e se è 0,3? andato tutto cinghietteggiando. Po, 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 po. E praticamente Tiz, non sapendolo, ha avuto un incontro 1v1 con il cinghiale. Molto pericolosi se sono con i bambini, cioè se sono, no, con i bambini, se sono con i figli. Meno pericolosi se sono da soli. È la rotella, è la rotella. 22 mesi? Grazie, Wow. senza cattiveria. Qui un mio dol ciao, salutami Canazzo. No, no, non mi lasciare. Un bacio a Lello e Angela per una presta libertà fratma. Sì, lo so, ma non funzionava. Non funzionava. Lo so come funziona. Non funzionava, grazie Fabio. Fabio, lo so come funziona. Non funzionava. Non funzionava. Ciao, senza cattiveria. Non funzionava. Lo so già, certo, uso anch'io il computer. Non funzionava a casa del clown. Grazie, Mazza. Non è casa mia, non abiterei mai di fianco alla chiesa della Santa Rosa, Calamara della Santa Rosa. Avrei paura Grazie di piccola. abitare lì. Grazie, Se Abbe dico bulle, qual è la prima Carlo cosa che ti viene in Ramarro. mente? Roberto, Papi Barrios, bolle. Perché? Grazie piccola. Se dico bulle, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Ma stai aspettando questo momento? Abbe Caro Ramarro, sei tu che hai fatto il meme? Grazie, Conscious Ask. Sei tu, Abbe Caro Ramarro, che hai fatto il meme? Ma ragazzi, era di un anno fa questo, credo. Ogni anno me lo riproponete. Non so se è nuovo oppure no, ma anche l'anno scorso era così. Anche l'anno scorso, non so se ce n'è uno che sgancia sempre la cocaina e che è stato
È stato arrestato stavolta. È nuovo, c'era sempre. Non, questa notizia è anche l'anno scorso, me l'avete riportata. Stavolta è stato beccato. Mi fa piacere che mi paragonano a Tom Cruise. Assomiglia a Tom Cruise. Mi fa piacere che assomiglia a Tom Cruise. Sono contento, grazie per il complimento voluto, Grazie. Ale. Io bro. Secondo me Hakimi. molto più forte di Pogba. Lo dico Grazie. perché Pogba, francamente, rispetto a quello che doveva diventare, secondo me ancora non lo è diventato. E invece Hakimi. si paga 100 milioni, eh? Sono pure pochi. Sono pure pochi. Perché o No. centrocampista più dominante che io sto vedendo in questo momento in Grazie Europa, piccolo. con facile Ciao, distacco mia sugli idea. altri. Anche oggi ti do il Dominante. mio Se premio per questo giocasse sottolineare nel quanto ti amo. Barcellona, Oh, nel lo schermo del Real, cielo nelle rotto, ma. squadre, si farebbe 200 milioni, secondo me. Giocare la Lazio a 100. Ma Visto. 105, secondo me 100 non lo dà via. Guarda che questo è uno che ti fa la differenza di tenere la squadra nei primi posti, eh. Cioè stiamo parlando veramente di una star, eh. Io, vabbè, io ho un debole, quindi a me quando poi i giocatori mi piacciono così tanto. 1,94 m fa gol preparando la palla con la suola, ragazzi. Un metro, cioè un uomone così, È un grande passo. con la suola e poi di sinistro. È Così, un grande passo. con la suola e preparando la palla con la suola, ragazzi. Un metro, cioè un uomone È così, un grande passo. con la suola e poi di sinistro. Che giocatore, che Ascolta. giocatore. Grazie, Unlucky. Grazie, Razor. Oh, con la suola di sinistro. Zazza. Non so di chi parlasse in realtà. Probabilmente di uno Scarparo perché è diventato meme. Comunque, che giocatore, ragazzi. Ho fatto solo quello, ma l'ho fatto bene. E ho anche una percentuale di passaggi 40 riusciti, 2 sbagliati. Ok. Nessuno meme, ripropongo ragazzi, domani giornata speciale contest di chi ha il frigo peggiore. Per cui se Grazie volete piccolo. registrare un video, caricatelo domani Posso su Reddit rientrare nella prima della famiglia? live, grazie Quanti mesi sono Elivad. bello? E Cuore al Lola, cuore frigo più Viola. brutto, poi lo faremo con il cane più brutto, con la macchina più Grazie brutta, piccolo. grazie Asdaf. Al primo, ovviamente caricate anche meme normali, però è la giornata del frigo più brutto, ok? Per cui caricate Grazie piccolo. prevalentemente frigo, Lunol. perché cose ammuffite o altro valgono punti, per cui con una foto si vede meno. Con un video potete anche andare a scovare un po' le cose delle muffe e tutto, grazie Pio. Per Grazie cui piccola. frigo più Ciao. brutto, il vincitore vince una sub, oppure se è già sub, vince il prossimo mese di sub gratuito.